Ciao a tutti da Bonsai Italia, andiamo avanti con i nostri video. Oggi vi voglio farvi vedere la potatura sull'acero tridente. Abbiamo già visto questa pianta nei video precedenti dove vi ho parlato di metodi di coltivazione per quanto riguarda l'acero tridente. È una pianta vigorosa, sarà una potatura diversa rispetto al video che abbiamo visto sull'olmo, perché a differenza dell'olmo, dove abbiamo potato alla terza gemma visibile, qui dobbiamo potare alla quarta gemma, cioè alla seconda coppia di gemme, perché l'acero tridente ha le gemme in maniera opposta, quindi non sono gemme alterne. Sarà una potatura molto più dettagliata perché dobbiamo stare attenti a gemme meno visibili perché magari qualcuna non si apre. Dobbiamo controllare sia gemme interne piccole perché dobbiamo salvaguardarle e quindi sarà una potatura molto più delicata rispetto all'olmo. La potatura dell'acero tridente, come per tutti quanti gli aceri, è una potatura che va fatta, come vi dicevo, nei video precedenti, nel momento in cui le foglie cadono, cioè non dobbiamo aspettare tanti giorni perché altrimenti quando andiamo a effettuare il taglio su un ramo è probabile che la pianta gema linfa e gemendo linfa la pianta perde tutte quelle sostanze nutritive che le servono per ripartire il prossimo anno. Ok, quindi cominciamo a vedere la potatura autunnale su questa pianta. Cominciamo sempre dalla parte bassa perché è la parte più debole della pianta, di qualsiasi pianta, e quindi faremo potature più blande nella parte bassa, mentre magari toglieremo qualche gemma in più se ce ne sarà bisogno nella parte alta. Vi dico sempre che le potature autunnali sono potature molto blande, quindi non dobbiamo assolutamente togliere rami di diametro considerevoli, ma dobbiamo solamente togliere rametti di piccole dimensioni e quindi andremo a fare una potatura molto molto leggera. Ok, cominciamo. Cominciamo dalla parte bassa della pianta. Ok, scusate un po' per le inquadrature, ma è sempre difficile posizionare la camera nell'inquadratura giusta. Ok, cominciamo da questo ramo. Allora, questo ramo è un ramo basso e vi dico subito che l'acero tende sempre a fare internodi abbastanza lunghi, quindi dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che la pianta dovrà avere internodi corti e quindi dovremo salvaguardare quelle gemme dove l'internodo è corto. L'internodo è la distanza tra una gemma e un'altra. Allora, in questo punto qui dietro ha una gemmetta, quindi la lasciamo qui. Anche qui è un'altra gemma. Questo la metto qui, è secco, quindi lo togliamo. Qui la pianta si biforca in due zone, due ramificazioni. Qui ha 2 e 2, 4 gemme, quindi non le tocchiamo. Mentre qui ha due gemmette piccole qui, un'altra due gemmette qui e due gemmette qui. Quindi tagliamo la quarta, quindi 2, 2, 4, tagliamo qui. Quando andiamo a effettuare il taglio sull'acero, non dobbiamo tagliare in prossimità della gemma. Questo perché? Perché se andiamo a tagliare in questo punto qui, rischiamo che la pianta possa avere marciume. Quindi queste gemme qui che a noi servono
possono rovinarsi. Quindi taglieremo in questo punto qui. Questo perché tagliando in questo punto qui la pianta occluderà il taglio in questo punto qui, quindi qui magari si formerà un po' di secco, un po' di marciume, però queste gemme qui sono salvaguardate. Come potete ben vedere dal taglio, la pianta adesso non so se riesco a farlo vedere. Ecco, vedete, la pianta non geme linfa. Vedete da questo taglio qua? Questo perché? Perché abbiamo tagliato nel momento più opportuno. Vedete, non esce niente da questo taglio qui. Se l'avessimo fatto nel periodo sbagliato, qui scendeva parecchia linfa e la pianta perdeva molti zuccheri. A questo punto, una volta effettuato il taglio, possiamo andare ad applicare una punta di mastice di quello liquido. Vedete, un pochino, e andiamo a darglielo proprio. Io metto sempre un po' di mastice per sicurezza, soprattutto su piante che hanno una certa età e su piante molto più formate rispetto ad altre. Ok, andiamo avanti. Anche qui dietro c'è un rametto. Come vedete ha 2, 2, 4 e 2, 6. Quindi tagliamo in questo punto qua, alla quarta gemma. A questo punto qui non andiamo a mettere il mastice, proseguiamo. Andiamo a tagliare adesso questo ramo qui. Questo ramo qui ha delle gemme qui interne dove noi non le tocchiamo, le lasciamo così com'è. Qui ha una, due gemme, una è saltata. Qui ha due, due, quattro. Andiamo a tagliare qui. Questo è il lavoro che va fatto sul lacero tridente. Tutte queste gemmette qui non le tocchiamo perché sono solamente coppie di gemme, quindi ha o due, ci sono o due gemme o quattro gemme, le lasciamo così perché nella parte bassa la pianta deve avere più gemme possibili, ricordatevelo sempre, quindi non le toccate. Adesso andiamo a potare questo ramo qui. Tagliamo questo ramo qui. Questo ramo qui ha una gemma qui, una gemma qui, un'altra gemma qui, non la tocchiamo. Qui c'è una gemma, è saltata. Quindi tagliamo la quarta gemma, 2 e 2, 4. Andiamo a tagliare in questo punto qui. Proseguiamo. Anche qui 4 gemme per linea, 2, 2, 4. Andiamo a tagliare qui, sempre distanziati dalla gemma, e tagliamo. Adesso saliamo, andiamo nella parte alta. Questa è la parte alta della pianta, dove la pianta ha fatto queste ramificazioni che sono lunghissime e vanno assolutamente accorciate, anche perché dobbiamo dare triangolarità alla pianta. Quindi andiamo a tagliare la quarta.
2 e 2, 4. Qui c'è una gemmetta piccola che non so se si aprirà, e quindi non la conto, e contiamo da qua, quindi 2, 2, 4 e tagliamo qui. Poi eventualmente in primavera, se vediamo che qui la gemma si apre, andiamo a effettuare il taglio qui. È sempre meglio aspettare la stagione primaverile, per non andare a rischiare di effettuare magari una potatura più, aggressiva quando non serve. Ok. Adesso podiamo anche questo ramo alto qui, sempre con lo stesso criterio. Quindi alla quarta gemma tagliamo, 2, 2, 4, tagliamo qui. Ok, questo è il lavoro che vi ho fatto su tutta la pianta. Quindi contare le quattro gemme visibili e tagliare. Lasciare più gemme nella parte bassa, mentre dobbiamo essere più drastici nella parte alta della pianta, sempre tenendo in considerazione che dobbiamo effettuare assolutamente sempre delle potature non drastiche, ma sempre tagliando rametti di piccole dimensioni, come abbiamo fatto qua. Vedete? Abbiamo tagliato rami con un diametro veramente veramente piccolo. Ok, spero che di esservi stato utile. Se avete domande sull'acero tridente potete farmene, poi sicuramente in un video vi farò vedere tutte le piante potate e quindi vedrete come è stato fatto il lavoro finale. Adesso non posso ovviamente farvelo vedere tutto perché sarebbe un lavoro molto molto lungo. Vi ho fatto vedere solamente come deve essere effettuato e quando dovete effettuarlo. Un'altra cosa che voglio dirvi è questi rami tozzi che si trovano in queste posizioni qua e anche per quanto riguarda la parte apicale della pianta, ci sono dei rami molto grandi che andranno podati, ma questo lo faremo nel periodo primaverile, vi farò vedere come effettuarli, che attrezzature utilizzare e come curare il taglio. Altre cose da dirvi non ho, cercate sempre quando podate la pianta di mantenere una certa triangolarità dell'albero perché è una cosa importante nel bonsai, cioè mantenere una triangolarità per quanto riguarda il disegno finale. Ovviamente, può essere fatto, cioè se non può essere fatto, non dovete forzare la pianta, cioè non è che dovete per forza dare triangolarità alla pianta per mantenere un disegno, ma dovete sempre comunque guardare quante gemme ha la pianta e dove ha le gemme, quindi il discorso della triangolarità è un discorso ideale, cioè quando la pianta ha una formazione tale da permettere sì che possa avere una certa triangolarità. Ok, penso di essere stato chiaro, quindi se avete domande sull'acero tridente potete farmele e ci vediamo alla prossima. Ciao.